Benvenuti, benvenuti a Garage Band. Siamo alla birreria Nix Nox di Porto Mantovano per un nuovo appuntamento. In teoria dovremmo essere alla Zanzara, ma questa sera l'estate non c'è, quindi siamo tornati qui al Nix Nox per un nuovo appuntamento. Garage Band ha la possibilità a cantautori e a band con un progetto, e questa sera ho direttamente da qua fuori, che è venuto a trovarmi, Nevruz. Ciao Nevruz, come ciao, stai? Ciao, ciao a tutti. Cioè, attenzione, grazie. Nevruz e la band sono in 800, quindi facciamo un po' fatica a farli stare, no? Ma pensa che ne ho portati solo una parte. Una parte, delle ossa, che sono, esatto, le ossa. Li presentiamo magari. Certo. Abbiamo... Sono... Vai, vai. Abbiamo qui maestro... Retuz, Raffaello Regoli, che suona, che suona la voce, che suona la voce, esatto, che suona una bella cosa. Questo signore è violoncello. Io suono il violoncello in questo collettivo e cerco di sostenere i bassi nel underground del nostro sound. Ok, poi abbiamo la tastiera. La tastiera? Pastiera. Ecco. Io sono Leonardo Carigiuri, alla pianola. La pianola, che è una, come alle medie, no? Esatto. La farfisa, avevi. La farfisa e la Bontempi. Che bello. Poi abbiamo Io la sono voce. Alessia Galeotti e anch'io suono la voce. Sì? Un applauso spontaneo. Buonasera. Sono reattivi. Buonasera a tutti, grazie. Alla chitarra. Io sono Roberto Gottardi, suono la chitarra. E al basso. Dauno Giuseppe Buttiglione. Oh, e li abbiamo... presentati quasi tutti, gli altri non ci sono, quasi magari tutti, quasi tutti, ma poi il nostro è un collettivo libero, libero, esatto, che non ha niente, no? Senza etichette, ormai sei libero da tutto. Ma sì, non ha molto. Senti, come è cambiato un po' da 4 anni questa parte il tuo modo di fare musica, da quando sei entrato a X Factor adesso, che poi sei stato anche per un po' con le case discografiche, ti hanno un po', no, incatenato, adesso sei libero di fare quello che credi. Ma io in realtà credo di aver continuato a seguire la linea di sempre, cioè quella del diciamo di avere la libertà artistica di potermi esprimere. È chiaro che nella maggior parte dei circuiti oggi si cerca più, diciamo, più degli interpreti rispetto, sì, a magari a chi vuole proporre una propria espressione artistica. Nel mio caso, diciamo, credo che al di là della lontananza dai riflettori, un po' fa anche bene, perché poi quello che un artista, no, quando ha qualcosa da dire, poi viene fuori comunque. Sì, sì, no, beh, nel senso che hai avuto il mezzo, diciamo, per... che spesso, insomma, mi chiedono, fanno queste domande tipo: ma dove sei finito, non ti si vede più? Ma in realtà credo, ecco, posto, diciamo, talent, ho proseguito semplicemente il solito percorso, quello che avevo già prima, continuato creando musica. E credo, insomma, di aver anche eseguito un percorso sicuramente di crescita rispetto a 4 anni fa, di evoluzione, spero. Al di là del programma, anche Elio, no, delle Storie Tese, insomma, ha creduto in te, ti ha appoggiato. Sì, sì, assolutamente. Sono onorato di aver avuto questa, questa, diciamo, figura alle mie... Anche perché, insomma, è un musicista comunque, forte, insomma. Assolutamente. Poi, insomma, mi ha prodotto anche un disco che è La Casa degli Spiriti Perduti. Non tutti lo sanno che è uscito questo disco, però esiste. C'è su iTunes, Spotify, si può... Esatto. Oh, esatto. Niente, quindi adesso, dopo Tra l'amore e il male, dopo La Casa dei Spiriti Perduti, insomma, ci accingiamo appunto a fare il prossimo questo, lavoro. Esatto, che è La Protesta, che è una cosa, se non avete visto il video, andatelo a vedere, perché di cosa parla? Tu sei in uno pseudo ospedale, no? Dove sei ricoverato... Ma in realtà è un ring. Sì, esatto, però sei però in un letto... sembra un ospedale, sì. No, beh, in realtà, guarda... Non... Perché la protesta? Perché la protesta? La protesta credo che sia una canzone che rappresenta... Poi chiaramente bisogna ascoltarla, io non sto a spiegarti la canzone. È una canzone che ho scritto e credo che in quelle parole di aver comunque cercato il più possibile di catturare un periodo attuale, di attualità, cioè di una visione, diciamo, un po' una presa di coscienza, no? di come oggi è l'Italia. Tu infatti nell'introduzione dici: una volta la protesta si faceva in piazza, adesso la fai mentre adesso tu la fai nel letto. Nel letto. Credo che adesso non la fai praticamente. È dedicata all'Italia, esatto, e agli italiani. Che non fa nulla, insomma, dire. Si ferma sulle non cose. Non è una canzone dedicata a una ragazza, no, che certo, è dedicata proprio all'Italia. E tornando anche, facendo un passo indietro,
Cos'è che hai vinto alla Heineken Jamming Festival? Perché adesso c'è un concorso, qualcosa dove sei ancora imbattuto. Beh, in realtà imbattuto, cioè, nel senso che nello stesso anno con un vecchio progetto dove io cantavo dalla batteria, sì. Nello stesso anno, nel 2006, con Omid Jazzy, che poi ha diciamo collaborato anche con Iverdena successivamente, e con questo power duo abbiamo aperto i Metallica, insomma, diciamo queste cose che sono più importanti dei talent secondo me, cioè, all'Heineken Jamming Fest nello stesso anno abbiamo vinto i due palchi, diciamo, più importanti di allora, che erano sì, no, anche di adesso Fest, anche perché insomma e Arezzo Wave sì, sì. Quindi qua scatta l'applauso nello del stesso pubblico. Anno sì. Poi cosa hai fatto prima di arrivare, non parliamo dei talent che ormai sono stati, no? Tu hai la tua carriera che non è finita col talent, anzi è appena iniziata, perché adesso ti sei appunto, come si può dire, consensualmente tolto tu di tua spontanea volontà dalle case discografiche, perché vuoi fare la tua musica, no? Quindi sì, eri un po' legato, diciamo la verità, chiaramente, perché insomma, gli artisti quando vengono, no, poi etichettati sono, no, non li fanno suonare, cioè sono, li tengono lì, vale, aspetta. Ma diciamo che ecco, io innanzitutto quello che a me interessa è vivere la musica come una materia scientifica prima di tutto, e poi viene tutto il resto, cioè nel sì. senso che comunque quello che accade intorno a un prodotto, al mercato, sinceramente a me non interessa. Vuoi fare la tua musica? Per quello che ho creato il collettivo vuole essere una proposta libera, vuole essere che si slega sia dal mondo indipendente sia dal mondo major, è un'altra realtà completamente parallela diversa. Insomma, quello che non lo so dove la possiamo collocare, ma fortunatamente esiste in qualche modo. Beh, questa sera la sentiremo. Anche questa realtà. Chiaro che insomma non prendendo diciamo accordi particolari con grossi produttori o certo. produzioni, certo. chiaro che si fa. Magari entri meno in video, però comunque sì, la no, musica è un percorso, la fai comunque, diciamo, insomma. Un po' più complicato, se vuoi più duro, però. No, ma anche perché oggi non è il web, il segreto è. Beh, in realtà anche il web sì, credo che abbiano delle operazioni promozionali, certo, si mettono anche certo lì. Basta pagare, diciamo che esatto, fondamentalmente è questo, cioè, diciamo che noi vogliamo assolutamente, ci dissociamo da qualsiasi tipo di associazione mafiosa e qualsiasi tipo di o anche solo filo di pensiero, certo, no? Mafioso, sì sì, no, questo è una soprattutto noi cerchiamo di creare un nucleo nel nostro piccolo di a seconda dei risultati che noi otteniamo, che sia, come dire, una coscienza meritocratica, che è quello che secondo me non c'è dovrebbe, oggi, insomma, dovrebbe esserci, dovrebbe, ma non c'è. Però noi chiaramente siamo un piccolo nucleo, si parte, come dire, è come lanciare un sasso nel mare, piano piano le onde ci riusciremo, ci riusciremo, perché insomma oggi come oggi la musica, quella propria, quella che dove non hai compromessi, verrà fuori, anche perché ci sono talmente tanti bravi cantautori, tante brave band che stanno surclassando anche i big nazionali, dove vengono, come si può dire, lanciati dalle radio, ma poi cambi stazione, no? Oggi come oggi c'è quello che viene martellato tutti i giorni 20 volte al giorno, tu cambi stazione, quindi prima o poi ci sarà il ritorno a fare la musica nei locali, no? E con la musica vera, insomma, questo è il vero talent. Guarda, secondo me credo che per avere questo ritorno ci voglia di sicuro c'è bisogno di un intervento che non è nella nostra competenza, perché credo che comunque sia noi, al di là di vivere la musica con i musicisti in generale oggi in Italia faticano, non sono considerati spesso non siamo considerati dei lavoratori, non abbiamo un sistema funzionale che ci tutela, cioè la domanda, come magari in altri paesi europei, ecco, la domanda diciamo ricorrente che ti faranno è: ma suoni ancora? Fai sì, sì, queste cose, canti ancora? Che lavoro fai? No? Sì. Cioè, esatto, che lavoro fa, insomma. Sì, sì, perché chiaramente. E tu dici, no, magari ho fatto 800.000 serate, però sei. È quello il discorso. Insomma, un fannullone, insomma, un po'. Diciamo che, appunto, se sei da quella parte, sei ovunque. Chi ha questo compito? Dovere, dovrebbe. O dovere anche, ma credo che abbia anche
possiamo dire anche morale, sarebbe esatto. Sì, un piacere, ma dovrebbe essere una cosa anche morale tornare di, a fare di, appunto di valorizzare, diciamo, di più appunto il settore, insomma, perché in qualche modo, insomma, è chiaro che la crisi economica ha colpito tanti settori, questo ne siamo consapevoli, però insomma, noi speriamo, insomma, in un cambiamento che ma no, ma poi, la protesta, sono anni e anni che esatto, no, andate su YouTube e cercate Nevruz la protesta, video bellissimo tra l'altro, perché ci sono tante varie melodie dentro questa canzone, ci sono tante, no, influenze, insomma, c'è un casino, sì, di ci suoni, sono molte dal rap alla rock, ci sono molte citazioni, sì. Cioè, in realtà era, voleva essere, c'è dentro tutto una presa in giro sana, ecco, una cosa, sì sì, assolutamente, cioè, diciamo che ci siamo permessi anche noi, siccome insomma, diciamo che forse oggi è il genere che va per la maggiore in Italia, diciamo, di essere un po' più demenziali. No, questo vi fa onore. Io farei un applauso così sulla fiducia, perché magari alcuni non hanno ancora avuto la possibilità di ascoltarvi in acustico, perché stasera sarete qui in acustico. Lo hai sì. Già fatto in giro per l'Italia questa cosa? Sì, abbiamo fatto abbiamo fatto degli acustici, ma non con questa formazione. Ho sentito le prove, è una cosa bellissima, e tra poco vi sentiamo. Se volessero andare a vedere le tue cose, cosa devono fare? Il canale YouTube, il canale tuo personale? Sì, c'è il canale YouTube, poi trovate la mia pagina di Facebook, che sì. Non è altro che il mio diario di bordo, dove io di solito, io non so, quando lo posso, o anche, insomma, ci aiutiamo tra di noi, appunto, per in qualche modo far sapere alla gente che cosa facciamo. Sì. Diciamo che appunto cerchiamo di con pochi mezzi, perché chiaramente non è, cioè, uno diceva in televisione allora diventa ricco, no, non è così, no, anzi, cioè, anzi no, questa no. Cosa appunto, anzi sei anche più povero, perché ti sfruttano anche magari per cui, andare, diciamo, a fare 800 avendo dei mezzi per... dei mezzi, diciamo, piuttosto popolari. Penso che ormai viviamo in una società dove molte persone si appoggiano a certi tipi di possibilità, cerchiamo appunto di renderci visibile in qualche modo. Chiaro che dalla televisione ti fanno sparire quando vogliono loro, mentre invece internet in qualche modo per ancora oggi rimani, è qualcosa, perché non sono riusciti a oscurarlo, cioè a farlo come vogliono loro, forse riusciranno o forse no. Io farei parlare a questo punto anche il maestro Leonardo Caligiuri, sì, che è là, guarda. Io penso che la cosa importante, insomma, da dire, che oltre a questo collettivo che esprime comunque una certa varietà, e non è facile ovviamente sempre da incastrare, quindi essendoci più personalità, cerchiamo sempre, insomma, di fare del nostro meglio. Il vero problema, oltre ovviamente a una questione, se vuoi, politica, eccetera, eccetera, è anche una questione comunque legata alla cultura. E purtroppo la gente non ascolta più, questa è la verità, quindi c'è questa carenza, quindi io invito tutti a più che non ascoltare più, non si ferma più, nel senso che non compra il disco, non compra quello che c'è dentro, esatto, non il lavoro, il prodotto, lo compra perché viene bombardata, sì, però se lo compra anche non la va più a cercare, esatto, l'arte, ma gliela si propone, questo esatto, esatto. O è così, cioè si pensa che c'è solo quello, invece secondo me ci sono tante bellissime realtà. Sì, è cambiata realtà, anche perché ormai la realtà che è tutto più veloce, insomma, che tutto... appunto è, diciamo che appunto questo gran lavoro, scusami se ti ho interrotto. No, fai pure. Questa cosa accade anche appunto grazie alla rete. Per il momento è così, e per fortuna che esiste questo mezzo a disposizione, sì, di chi invece, insomma, appunto non può comprare lo spazio pubblicitario. Avete qualche data prossimamente in giro che magari possiamo ricordare? Sì, abbiamo il 20 di settembre all'Arteria a Bologna. Sì. E poi... Che è una qualcosa di concorso, c'è cioè una serata, un concorso? Stiamo partecipando a questo concorso per il MEI, sì, che è il Festival delle Etichette Indipendenti. E questa si terrà la finale. Molto bene. A Bologna, speriamo di farcela. Sì, sono sicuro. E di poter, insomma, in qualche modo portare appunto questo collettivo che io azzardo a dire meraviglioso, ma. Lo sentiamo, tra poco lo sentiamo qui. Di portarlo appunto su,
sul super stage di... Comunque poi se vogliono essere aggiornati andate sulla sua pagina Facebook, insomma ci sarà tutto, no, l'elenco delle, sì, cose che farai. La cosa interessante appunto che questo non è un collettivo di, insomma, Nevruz e i suoi musicisti, ma qui siamo tutti artisti, che è un'altra cosa, cioè nel senso che nel singolo ognuno di loro ha un percorso artistico già definito, un proprio colore. Io ho fatto questa cosa, li ho uniti perché siamo fusi, no? Perché abbiamo detto non c'è niente di più bello che fare musica insieme, no, che anziché di comprare, di creare, che è una cosa molto che non c'è oggi, si fa fatica insomma a fare questa cosa. La tua prima band, quando hai cominciato a fare musica? La mia prima band il garage, io, cioè, sì, proprio, sì, del garage, avevo credo 16 anni. Facevamo del punk, facevamo cover band dei Nirvana. Ma proprio un garage? Sì, sì, ho iniziato dal punk, dal grunge, così, e poi dopo, insomma... Ma suonavi la batteria o suonavi qualche altra cosa subito? Chitarra, voce, batteria, sì, sempre. Ho avuto sempre la passione anche per la... Tutto insieme, facevi un po' quello, ancora oggi, insomma, fai così. Ma diciamo che ogni strumento ha la sua anima, e quindi magari perché non avere scoprire la bellezza di conoscere più anime all'interno di questi fantastici e meravigliosi aggeggi che tanto ci fanno sognare prima di tutto a noi. Bene, e io dopo questa cosa bellissima direi che possiamo che ascoltare Nevruz e il collettivo Le Ossa qui a GarageBand Estate.